Sotto la tenda della diocesi di Assisi, fino a domenica c'è un programma ricco di appuntamenti culturali e musicali, un nuovo modo di stare tra la gente e di dialogare con il territorio. Ce ne parla Enrico Zenobi. È il momento musicale della Tenda del Risorto, l'evento che dal 15 al 23 maggio al Lyric Theater di Assisi rappresenta la nuova evangelizzazione per il riannuncio che Cristo è l'unica salvezza dell'umanità. Stiamo vedendo il concerto delle bande della diocesi, al quale è seguito quello di nove cori delle varie città, da Cannara a Gualdotadino, da Nocera a Fossato di Vico e Assisi. L'auspicio è di far emergere la capacità della musica di esprimere la bellezza dell'universo e di creare l'armonia dei cuori nella festa. Ogni giorno sarà affrontato un tema, oggi si parla di medicina, domani di arte, venerdì dell'economia di mercato, poi di ragazzi e adolescenti, per finire domenica, festività della Pentecoste, con la famiglia. Sarà una settimana di annuncio festoso, ha detto il vescovo Domenico Sorrentino, con incontri, dibattiti, convegni, spettacoli, musica e gioco. L'obiettivo, ha proseguito, è di sollecitare le comunità cristiane a riscoprire le ragioni della propria fede e a recuperare il coraggio della testimonianza. Un'occasione per uscire dalle chiese e scendere in mezzo agli uomini con modi e mezzi nuovi. Durante la settimana sarà attiva una pesca di beneficenza per sostenere il fondo diocesano di aiuto alle famiglie in difficoltà.